nuova edizione anche per il MIMO per giugno 2024 e allora cominciamo subito a dire che cosa c'è di nuovo, partendo magari dalle case. Quante case saranno presenti a questa nuova edizione? Allora, noi ci auguriamo e siamo sicuri che saranno in crescita. Il format del MIMO si è ben consolidato nel 2023. Le case automobilistiche vogliono far provare tutte quelle che sono le cosiddette nuove vetture della nuova sostenibilità, quindi le vetture elettrificate nella maggior parte dei casi. L'anno scorso è stato un grandissimo successo proprio i test drive dei veicoli elettrici, plug-in, full hybrid, insomma delle nuove tecnologie. Il pubblico italiano ancora deve scoprire questi veicoli. Ecco che al MIMO c'è la possibilità, in una pista molto emozionale come le antiche sopraelevate di Monza, qualcuno è anche entrato in pista, di scoprire queste vetture, provarle dal vivo, e questo è fondamentale, fondamentale perché i dati italiani siamo un po' ancora il fanalino di coda, circa il 5% degli italiani sceglie una vettura 100% elettrica, contro una media europea del 12-15%, vuol dire che bisogna ancora promuovere questa nuova sostenibilità attraverso poi le prove, che sono il miglior, diciamo, modo per scoprire nuove tecnologie. E appunto, parlando di nuove tecnologie, che ruolo avrà l'elettrificazione in un evento che punta soprattutto alla passione per l'auto? Allora, noi cerchiamo di avere il giusto mix al MIMO, perché dico sempre, facciamo convivere due anime. Quella emozionale, che è data dalle tante supercar e ipercar, i prototipi, le one-off che sono presenti al MIMO, e poi quelle che sono le experience che facciamo fare al pubblico che viene, che sono i test drive delle nuove auto. Nuove auto, oggi le case automobilistiche, che vuol dire auto elettrificate, comunque stiamo andando verso questo traguardo del 2035, e quindi ecco che le due anime al MIMO possono convivere perfettamente. Parliamo allora a questo punto di che cosa offrirà, soprattutto quanto saranno coinvolte le due città di Milano e Monza, e dove si svolgerà principalmente il MIMO, e c'è un biglietto? No, allora il MIMO sarà sempre gratuito. La città di Milano sarà quella, diciamo, per gli eventi glamour. Per tutte le informazioni avremo, come l'anno scorso, un info point in Piazza Duomo, avremo le tappe di avvicinamento e molti club, molte delle attività dinamiche, esattamente come lo scorso anno, vedranno in Milano il punto di ritrovo per poi recarsi a Monza. Monza sarà invece la sede delle case automobilistiche, quindi dove troveranno spazio le novità e dove ovviamente si potrà anche dare sfogo in maniera legale, anche diamo anche un messaggio al pubblico che ormai in strada si rispettano ovviamente i limiti, e mentre in pista si può anche, soprattutto con le supercar, correre in sicurezza.